Eh sì, esatto, ci sono stati poi ancora 2 mesi, un mesetto prima dell'estate di preparazione, ma abbiamo fatto un bellissimo tour, sì. Anzi, io ne avrei fatto anche di più di date, ci fosse stata la possibilità. Mi sento carico, come al solito mi metto un po' addosso fra le ruote perché sono fatto così, però è la mia condizione, quindi alla fine tutto sommato mi sento bene. Non so, mi freno un pochino, mi metto in dubbio tanto. Che è utile perché ti permette poi di fare passi avanti, ma alle volte magari ti blocca quando non ce n'è bisogno. Credo che crescendo ancora inizierò ad essere proprio anestetizzato al riguardo, farò il callo, capito? Quindi diventerò un meccanismo normale, mi ricorderò che ogni volta è allo stesso modo, ecco, cioè ogni tot a giro mi sento, capito? Come tutti gli artisti, immagino. Incapace, nel buio, non riuscirò ancora a fare quello che ho fatto con questo, con quello, insomma, mille discorsi infondati tendenzialmente, perché poi non è vero. Poi per l'anno nuovo devo fare delle riunioni in questo periodo, decidere come procedere, cioè la musica c'è, questa è la grande costante di Olly, fortunatamente, Giulia, quindi arriva. L'importante è che ci sia quella, il resto poi sono conseguenze, chi vivrà vedrà. È nata in Sardegna. Eravamo con i miei amici in vacanza dopo tanto tempo che non ci andavo, tra l'altro, quindi come tutte le esperienze poi un po' più nuove di nuovo, scatena qualcosa, che eravamo davanti al Golfo del Pevero, bellissimo, poi vista incredibile, e Giulia si è messa a suonare, io sono andato su 4-4, ho provato a sbagliare un po', e poi ce la siamo portata a Milano, l'abbiamo messa a posto, mi hanno chiamato violinista, è stato fortissimo. Ho fatto veramente un bellissimo intervento. Diciamo che è nata là ed è cresciuta per un mesetto finché poi non abbiamo detto ok, dai. Sì, è un po' la sensazione di dover essere felice a tutti i costi, come la mascotte rappresenta, perché alla fine il ruolo di chi indossa quelle mascotte è essere felice, ma sotto la maschera, dubito che sia proprio felicissima, anche perché l'ho indossata, quindi posso capire cosa vuol dire farlo per tutto il giorno. Quindi diciamo che mi rappresentava un po' questo stato d'animo, il non capire come mai non si riesce ad essere totalmente soddisfatti o sereni, nonostante sia tutto bellissimo, perché non ho nulla di cui lamentarmi effettivamente. Poi. Io ti dico, l'ho vissuto gasatissimo, spaventato ma gasatissimo, quindi in realtà ho solo dei bei ricordi. Cioè, tra l'altro abbiamo fatto ieri il release party. Praticamente esattamente un anno dopo quello di Fammi Morire, che era pre l'Anima Valla, e farò il Fabric a 5 giorni di distanza dall'Arcibellezza. Quindi in un anno posso anche dire di aver suonato in tutti gli step, diciamo, milanesi, no? Arcibellezza, anzi Apollo, Arcibellezza, Magazzini Generali, Fabric. Quindi c'è stata un'ascesa repentina, che tra l'altro non è da me, perché ho sempre fatto le cose molto con calma. Fortunatamente non è esplosa nessuna meteora e abbiamo possibilità di continuare a lavorare con calma per ottenere dei bei risultati nel tempo. Ho sempre lavorato all'opposto, cioè io mi sento, per quanto possa sembrare che non sia così, ma io mi sento molto fuori dal coro rispetto a quello che è la tendenza di oggi, ed è una mia scelta cosciente quella di continuare per la mia strada, ecco, perché so che ci sono cose che, brani che potrei fare per funzionare di più, ma non è la mia roba. Quindi faccio il mio, come ad esempio avrei potuto far uscire un altro pezzo in cassa dritta, no? Ormai quello è il mio giardino, il mio orto, non vuol dire che non ne farò mai più, anzi, però ho bisogno anche di far vedere che c'è dell'altro perché mi esce dell'altro. E quindi è giusto anche già indolare la pillola piano piano, capito? Piuttosto che poi arrivare a schiaffo. Questo brano secondo me era la cosa giusta da dare adesso e sono molto felice perché per ora la risposta che sto avendo proprio di diretta con i fan è stupenda, cioè lo stanno proprio apprezzando e non me l'aspettavo onestamente. La famiglia è la parte che più mi manca, ho purtroppo perso tanta condivisione con loro per forza di cose. Vivo in un'altra città, abbiamo orari differenti, stili di vita differenti, quindi ci sentiamo quando si riesce. Gli amici, devo dire che sono molto fortunato perché vengono spesso a trovarmi, anche oggi, ieri, in questi giorni sono stati da me.
mi fanno sempre un casino in casa senza senso, però mi fa troppo piacere averli qua perché sono i miei patatini. Ah, ciao ragazzi, ciao. L'abbiamo fatto in un giorno, è venuto fuori molto bello ed è stato proprio difficile per me in realtà interpretarlo. Sono felice di come sia uscito perché era la prima volta che non dovevo fare un video ironico. Capito? Ci ho dovuto interpretare un altro tipo di Oddly che c'è, ma non l'avevo ancora visto in questi panni. Quindi sarà un video, cioè l'intento di questo video è lasciare uno stato in realtà di un po' di vuoto. Non è un video che porta, cioè io ad esempio lo guarderei una volta, magari due per come è fatto, perché è fatto molto bene, sono stato lavorato con della gente molto brava, ma è un video che a me mette un po' di pezza, capito? Quindi secondo me ha colpito nel segno, cioè a chi piace quel tipo di cosa piacerà tantissimo. Per me non esiste il periodo in cui si scrive e il periodo in cui non si scrive. Per me è sempre il periodo di scrittura, quindi abbiamo lavorato tantissimo. Quantitativamente parlando, un disco ci sarebbe già. Qualitativamente parlando, invece, ho bisogno ancora di tanto tempo per capire dove sto andando, come dico a squarciagola, capire qual è il viaggio e portarci a casa tutto quanto, ecco. Quindi non voglio avere fretta sull'uscita di un nuovo disco. Sicuro i singoli usciranno, ma il disco voglio proprio, cioè il secondo, come diceva Caparezza, il secondo album è il più difficile nella carriera di un artista, voglio farlo bene, senza troppi pensieri o sovrastrutture, però voglio dare un qualcosa di più rispetto al primo, se no non ha senso farlo uscire. Ho scoperto di avere un pubblico che anche se non capisce la prima, non abbandona, ma ascolta una seconda, perché sa che se faccio uscire qualcosa c'è un motivo. Quindi non ho paura del loro giudizio in questi termini, è più una questione mia, personale, cioè voglio sentire di fare un disco all'altezza di quello che ho da comunicare perché penso tanto da sempre e quindi so di poter articolare i miei pensieri in un modo intenso. In realtà ogni occasione più importante, tra tante virgolette, cioè senza nulla togliere alle altre. Ma tipo Genova, che è casa mia, i magazzini generali che erano i miei primi sold out di tutta la mia carriera, effettivi, avevano un set speciale, diciamo, preparato in un modo speciale, quindi l'ultimo del nostro tour, per forza di cose, deve essere un level up. Non voglio dare lo stesso show alla gente che torna, perché ho la fortuna, di avere una fanbase ancora di nicchia, ma che è molto affezionata e quindi hanno visto il concerto e tornano e non è per niente scontato.